Forse tu, sempre su questi testi greci, mi sembra di vivere alle Termopili. Forse tu vivi alle Termopili. Ma io non vivo alle Termopili, è diverso, capito? Le Termopili sono lontane dalla mia testa, dal mio cuore. Nel mio cuore ci dovresti essere tu, invece non ci sei. Io mi sto chiedendo perché me ne sto ancora qui a parlare con te. Non abbiamo più niente da spartire, era da tempo che te lo dovevo dire. Ascoltami, vuoi calmarti? Sai che è già successo altre volte, sei un po' nervoso. Sì, con la tua vocina vuoi calmarti? Non c'è nulla di storto, vero? Ma e magari tu nei tuoi pensieri... Ma io devo studiare. Oddio, ti porto via tempo. A qualcuno, per qualcuno ti porto via tempo. Se io lo lanciassi, ti interesserebbe qualcosa? Se io lanciassi questo libro? Pensi di fare il bambino? Sono proprio stufa di te e di tutte queste lamentele del cavolo con questi giornali storti. Io me ne vado di qui. E così Irene e Andrea si lasciarono. O meglio, Andrea lasciò la povera Irene. No! Fino alla fine, per favore. Ad una festa... Irene ebbe modo di conoscermi meglio ed io gli scoprii di esserne anch'io innamorato. E sì, in effetti mi era sempre piaciuta Silvia, diciamo che l'adoravo, soltanto da quando Andrea mi confessò che anche lei gli piaceva Silvia, insomma, mi dava fastidio la competizione. Io, in amore in guerra, diciamo che sto sempre a casa mia. Ovviamente non erano i miei baffi a colpirmi. Abbiamo troncato definitivamente, sì, non c'era più niente da farmi, insomma, lui non sopportava i miei studi, io non sopportavo lui, per cui... Beh, Matteo, sì, insomma, è stato passato alla festa e ho incontrato Matteo, sì, insomma, è stato molto comprensivo, lui è sempre così, insomma, ma lì veramente è come se l'avessi... incontrato per la prima volta, ecco, e allora, beh, sì, penso di amarlo. Comunque, con Andrea è tutto finito. Allora, ti stai divertendo? Guarda, delirio, io alle feste non è che, insomma, sono abbastanza melanconico. Perché? Non ti piace ballare? Beh, non è che è proprio il mio adesso è piano di sotto, chissà che casino che stanno facendo a ballare. Vabbè, insomma, non è così difficile. Ecco, niente. Così avete rotto la tenda? Ah, sì, non funzionava più. Poi mi dispiace. Io devo sempre studiare e a lui dà fastidio. Oddio. Lo so, del resto... No, non che a me invece non dà proprio nessun fastidio, soprattutto io da la Grecia e tutto il resto. Davvero? Insomma, questa è una cosa che invece non condividi con Andrea, lui preferisce altre cose. Lo so, ma del resto nessuno ha lo stesso carattere. Sai a cosa stavo pensando? Beh, vorrei... so che sembra stupido chiederlo così, ma insomma io sono un po' giù per questa storia e allora... un bacio. Beh, ma... Hai appena lasciato Andrea e già... Sì, no, ovviamente, ma ecco, insomma, beh, non è una cosa impegnativa, ecco. Ah, ho capito, vuoi un bacio per la festa? Sì, ecco, chiamiamolo così, un bacio. Beh, spero però che non iniziano a pensare male del piano di sotto. No, ma appartarsi qua in questo... Beh, possiamo sempre dire che... Beh, sì, ma stiamo parlando della Grecia. Ah, beh... Allora? Ok. Ah, solo questo? Beh, che cosa volevi che facessi? Ma no, ma è stupida, insomma, ecco, pensavo... Niente, pensavo... Porca puttana, è andato tutto di merda sin dall'inizio. Già, ho cominciato subito, sono arrivati 2 ore in anticipo, con tutta la casa messa in casino totale, non era ancora pronto niente. E arrivano loro, spuntano. Così dalla porta suonano. Siamo noi. Insopportabile. Poi si sono preso subito possesso
delle sale, di tutto, hanno invaso la casa peggio di un'orda di unni o di un'orda di goti, visigoti. Subito hanno cominciato subito a farsi le loro coppie, a disfarsi le loro coppie, a farsi le loro coppie di nuovo. Continuo, che cazzo, un'orgia di scambisti è una cosa più cattolica. Porca miseria, che schifo. Ma non dovevo farlo. Non dovevo. Perché l'ho fatto? Perché? Cioè, non so, delirio di onnipotenza, do una festa. Dice, no, dovevo stare zitto, buono. Le braccia conserte, non fare nulla. Sono tipico, a me vengono sempre queste. Alla fine è successo. Io credevo che erano solamente delle liti passeggere, insomma, si volevano così bene. E invece sembra che questa volta proprio non torneranno indietro. Insomma, mi ha chiamato Irene e ero anche disperata. Hanno detto che hanno litigato. Lui disprezza il suo studio e non riesce a capire quanto sia importante per lei adesso l'università. E così hanno cominciato a litigare, a tirarsi i libri ed è finita. Comunque mi ha telefonato e mi ha detto che ha conosciuto Matteo e a una festa hanno cominciato a parlare e sembra che fra loro le cose potrebbero funzionare. Forse davvero ho trovato qualcuno con il quale potrebbe stare bene. E anche se forse è una mossa un po' azzardata, però lei mi sembra davvero entusiasta. Ecco, sì, io e Matteo, sì, siamo insieme. È uno scrittore intellettuale, penso che sia la persona giusta, insomma. Andrea era così, non so, superficiale da questo punto di vista. Lui non capiva il mio mondo, ha preso in giro le Termopili, probabilmente non sapendo neanche di cosa stesse parlando. Ecco, insomma, c'è stato il fatidico bacio e adesso siamo insieme, anche se lui si sente piuttosto in colpa per tutto questo, visto che Andrea era il suo migliore amico. Comunque, non mi sono demoralizzata e visto che sono amica di tutti e due ho provato a farli riappacificare e adesso hanno accettato di rimanere buoni amici anche se non c'è più niente fra loro. E così a casa di Andrea daremo una festa in cui inviteremo un po' di amici e vedremo insomma anche come andranno le cose. Verranno Davide e Valentina, che ci sarà una specie di guerra alla festa a casa mia, perché sì, stanno insieme, però litigano e hanno un rapporto abbastanza, diciamo, volubile, che finisce, riprende, finisce, riprende, finisce e poi riprende. Anche la Paola, non mi ricordo che lavoro faccia, c'entra con l'arte, e mamma te non verrà, no. Si sente in imbarazzo, pensa che Andrea non accetterà questa cosa fra me e Matteo. Matteo ha declinato l'invito a casa mia, non so perché. Forse si sente imbarazzato perché non sa come comportarsi. Io e Irene ci siamo appena lasciati e credo che lui proprio non se l'aspettasse. Beh, mi spiace, Matteo è sempre stato un vero amico e anche se non verrà a questa festa io non mi sono certo offeso. Comunque, le cose con Irene sono contento che siano finite, ma... Comunque, ho sentito che Matteo purtroppo non potrà venire. Però, sapendo che tipo intelligente e intellettuale è, credo che abbia davvero qualcosa di importante da fare. Beh, io quella sera non potevo andare. Beh, c'era la partita alla televisione. Adesso arrivano gli ospiti. Beh, speriamo che vada tutto bene. Soprattutto arrivare. Io non posso mica. Cosa le dico? Beh, vediamo. Ciao Irene, tu stai bene? Io no. Cioè sì, io sì, io sto molto bene perché tu non ci sei. Per cui dedico Irene, io non sto bene. Un attimo. Ciao! Ciao Andrea! Ciao, ben arrivata, sei da prima? Sì, bene. Allora, accomodati. Bene, grazie, di qua.